La cultura dell'usa e getta ci ha abituato a disfarci di molti oggetti che possono invece avere una seconda vita. Uno di questi è lo spazzolino da denti. Ecco quali funzioni può svolgere quando non è più idoneo al suo ruolo principale. Ripulisce accuratamente l'interno di barattoli e bottigliette difficilmente raggiungibile dalle mani. Entra nelle fessure più strette per pulire e spolverare. Rimuove facilmente polvere e sporco dai bordi difficilmente raggiungibili. È perfetto per entrare nelle insenature dei termosifoni. È utile per un'accurata pulizia degli interni dell'auto. Pulisce accuratamente la bocchetta di qualsiasi impianto di aerazione. Imbevuto di uno sgrassatore aiuta a pulire egregiamente angoli, fessure e insenature difficilmente attaccabili dalla spugna. Imbevuto di olio o grasso è ideale per lubrificare ingranaggi e componenti meccaniche. Imbevuto di sapone è ideale per una pulizia accurata delle scarpe da ginnastica. Può sostituire il comune spazzolino per la pulizia delle unghie. Imbevuto di succo di limone rimuove il calcare dalle superfici difficilmente raggiungibili dalla spugna. Pulisce e igienizza lo scarico dei lavandini. Si può usare per grattarsi la schiena. È utile per applicare impacchi e pomate sulla schiena se nessuno ci aiuta. È utile per sgrassare e igienizzare tutte le componenti dell'orologio in metallo. Può pettinare baffi, barba e sopracciglia. Le bambine possono usarlo per pettinare le bambole. Può essere usato come pennello di emergenza per fronteggiare qualsiasi attacco d'arte. È ideale per togliere la terra dal gambo dei funghi. È perfetto per spazzolare il cane. Trattiene infatti egregiamente tutti i peli e fa restare rilassato il nostro amico a quattro zampe durante lo spazzolamento. La seconda vita dello spazzolino da denti non finisce qui. Le sue applicazioni possono essere infatti infinite. Spazio quindi alla fantasia e chi più ne ha più ne metta. Potete proporre tutti i vostri utilizzi alternativi dello spazzolino da denti tra i commenti di questo video. Con il tempo accumuleremo molti spazzolini usati e potremo quindi assegnare a ognuno ruoli specifici. Io per esempio ne tengo sempre uno imbevuto di grasso nella cassetta degli attrezzi. Buon riutilizzo e buon rispetto dell'ambiente a tutti. Arrivederci.